chiamo Roberto Lanzalonga, imprenditore e presidente dell'Associazione di Produttori di Nocciole di Viterbo. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Parlare dopo il professor Cristofori non sarà facile. Avete visto quanto è bravo e soprattutto riesce a mantenere sempre calda l'attenzione su argomenti abbastanza importanti. Ringrazio l'ERSA per questa iniziativa, che ritengo lodevole perché oggi l'Italia ha bisogno di queste iniziative, e porterò la mia esperienza, che dura da una vita, però come cariche rispetto alla presidenza di cooperative o di OP delle associazioni dei produttori, diciamo sono circa 20 anni che ho questi ruoli. Oggi sono uscito, sono un libero professionista, che però vuol dare ancora un contributo a quelle che sono state le nostre esperienze di questa provincia, una piccola provincia che molti di voi non conosceranno neanche, tra l'altro bellissima, la quale oggi è la prima provincia a produrre nocciole. Gli anni, diciamo, che di produzione, lo scorso anno appunto, abbiamo superato i 50.000 tonnellate di produzione solo nella provincia di Viterbo, con una produzione media per le aziende di 2,5 tonnellate per ettaro. A volte queste produzioni aumentano, però stiamo nei canoni di cifre tranquille e di cifre, come posso dire, percorribili anche per altre regioni. La nostra esperienza nasce su un confronto sano di alcuni comuni della provincia di Viterbo. Immaginatevi voi che 5 comuni della provincia di Viterbo hanno l'83-86% del proprio territorio coperto da noccioleti. Questo ha costruito negli anni un sano confronto, una sana, come posso dire, competizione con questi paesi, e in primis il paese di Caprarola, che è stato da traino in questi anni per la provincia e per tutto il settore corrilicolo nazionale, affinché questa nocciola, che veniva negli anni 70 raccolta a mano, ha fatto vedere il professor Cristofori l'evoluzione, poi ci arriverò, e negli anni 80 i primi artigiani volenterosi si mettono a modificare tutto quello che era possibile per ottimizzare e soprattutto togliere una fatica immana, che era quella di raccogliere coricati a terra le nocciole. Questo avveniva fino agli anni 70. In Turchia credo che più o meno avviene ancora oggi. Però questa evoluzione c'ha un percorso di sviluppo, e soprattutto italiano in questo caso, di aggregazione, che avviene negli anni 90. Negli anni 90, con la nascita delle OP, abbiamo avuto una trasformazione in positivo e abbiamo fatto un salto di qualità, devo dire, grandioso, perché siamo passati da un operaio che poteva raccogliere massimo 70-80 kg di nocciole, siamo passati a un'azienda con un operatore oggi a raccogliere più di 100 quintali di nocciole. Questo non deve dare illusioni di una cultura o di una coltivazione facile. Come tutte le attività agricole, richiede sacrificio, richiede attenzione, richiede oggi sempre più quella capacità professionale per migliorare e per restare su quei standard che sono stati preannunciati negli interventi prima di me. Pertanto questa è stata la nostra capacità, e con noi è cresciuto anche l'artigianato, perché l'artigianato oggi è diventato industria. Quelle macchine aspirate, quelle macchine semoventi, oggi a noi hanno dato un grande contributo. Senza di quelle oggi probabilmente questo settore, la provincia di Messina lo è un esempio, negli anni 50 era credo la prima
provincia produzione di nocciole, per le avversità di quel territorio, per le forti pendenze, e dove la meccanizzazione non è potuta arrivare, sono stati abbandonati molti ettari di produzione di nocciole. Questo ci ha permesso, appunto, la meccanizzazione e questa sana concorrenza in questi paesi vocati e non vocati alle nocciole, di poter arrivare poi a una trasformazione in loco dei prodotti e dei semi lavorati che noi facciamo in tutta la provincia, con l'utilizzo di alcune materie, i gusci, per il riscaldamento domestico, per il riscaldamento delle abitazioni. Immaginatevi che negli anni '80 noi avevamo nelle cooperative una voce molto importante di spesa per lo smaltimento di questi gusci. Oggi è un'entrata importante per appunto perché viene utilizzata dalle famiglie come riscaldamento nelle serre, come riscaldamento per le colture di serra. Questa trasformazione, questo movimento è stato costruito soprattutto dalle OP, da questa aggregazione che ha avuto la capacità di, con i piani di miglioramento prima e i programmi operativi dopo, di fare un salto di qualità che anche le aziende, i coltivatori, gli agricoltori ne hanno beneficiato, e tutte le aziende oggi del Viterbese sono meccanizzate. Oggi è improponibile, sarebbe improponibile pensare a una azienda che non ha un minimo di meccanizzazione. Questo ruolo fondamentale delle OP è ancora oggi fondamentale, proprio perché si stanno affacciando nel panorama mondiale altre nazioni che fino a pochi anni fa non erano interessate a questo tipo di cultura. Abbiamo però un vantaggio, abbiamo che tutta la tecnologia, tutta l'esperienza, tutta la capacità professionale sta in Italia, e questa capacità, questa esperienza noi la dobbiamo sfruttare, come oggi sta avvenendo qui in Lombardia, per le nostre regioni, perché il mio auspicio è quello che l'Italia possa diventare il primo produttore mondiale di nocciole. I dati che ho io, ma qui c'è tanti amici che conosco e che hanno anche loro sicuramente dati ancora più recenti, negli ultimi 20 anni il primo produttore mondiale, la Turchia, è sceso di produzione notevolmente, ma non per un fatto politico, e oggi forse anche la politica mette ancora in più in difficoltà la Turchia, ma quanto per un fatto che le loro piantagioni sono in alta montagna e spesso sono falcidiate da gelate, nevicate o comunque diciamo periodi atmosferici che nel mondo stanno accadendo sempre di più, ma in Turchia ha fatto sì che le loro produzioni negli anni '80 erano sicuramente sempre sopra gli 800.000 tonnellate, oggi, l'ultimi dati che ho io a disposizione, parliamo di 650.000 tonnellate, tra cui all'interno di queste 650.000 tonnellate c'è una parte che proviene dall'Azerbaigian, perché la commercializzazione di quel territorio avviene con le fonti turche, con i canali turchi. Pertanto oggi noi abbiamo una grande opportunità per poter prendere questo ruolo. Siamo i secondi produttori mondiali, ma la nostra capacità è quella di poter aumentare e di avere il bandolo della matassa dalla nostra parte. Se noi sapremo fare questo, molto probabilmente avremo un futuro molto roseo tutti insieme, perché i consumi stanno aumentando, perché la richiesta di questo prodotto è sempre in aumento e perché poi ha una particolarità. Poi dopo vi racconto un po' un aneddoto,
vedendo il mio presidente, dico sempre, Ambrogio De Ponti, che è il presidente dell'OP 1 Lombardia, che la nocciola può essere conservata in magazzino e non venduta. Tutti gli altri beni, a parte la frutta in guscia, ecco appunto, tutti gli altri beni agricoli, purtroppo, noi li produciamo e dobbiamo mettere in commercio. La nocciola ha questa, diciamo, fortuna, se posso dire, utilizzare questo termine, di poter immagazzinare il prodotto e di poterlo conservare, chiaramente con una umidità sotto il 6%, anche nel tempo. È chiaro che perde di qualità, ma l'85% del nostro prodotto oggi viene trasformato in pasta di nocciole. Non viene consumato come prodotto fresco. Pertanto quella, diciamo, qualità che viene meno nel secondo e terzo anno potrebbe ancora essere molto ben commerciabile nel questo prodotto. Pertanto questa capacità e questa qualità della nocciola fa sì che è un prodotto che un po' esce dagli schemi dell'ortofrutta. Le OP, come dicevo, hanno oggi un ruolo molto importante. Nel Viterbese credo che il 95-96% degli agricoltori si è aggregato, e anche l'acquisizione che ha fatto ultimamente la Ferrero è una prova importante, avendo acquisito una parte della Stelliferi S.p.A., dove all'interno della S.p.A. Stelliferi c'era la Sofrutti, la più grande associazione dell'ortofrutta e del settore corilicolo italiano. Pertanto questo ruolo che l'associazione deve svolgere è un ruolo importantissimo, e auspico anche qui in Lombardia di utilizzare questo percorso, perché gli strumenti che ci vengono messi a disposizione come finanziamenti a fondo perduto sono certi una volta che l'OP gli è stato approvato il progetto. Pertanto questa certezza poi si trasmette l'anno successivo agli agricoltori, perché spesso e volentieri noi agricoltori partiamo con i progetti e poi nel tempo sappiamo che non vengono approvati. Questo invece, per quanto concerne l'organizzazione dei produttori, una volta che la comunità e la regione ha approvato i progetti, c'è la certezza che quei finanziamenti vengono a termine. Pertanto concludo col mio intervento dicendo che spero, un mio vecchio sogno era sempre nel cassetto, era quello di vedere questa Italia, questa nazione, sotto questo aspetto, perché oggi, ripeto, siamo i primi al mondo, potesse domani avere una produzione che possa essere lo specchio e soprattutto il veicolo portante per un'agricoltura alternativa su un territorio come il vostro, ma di necessità, perché oggi manca il prodotto. E i nuovi investimenti che abbiamo visto nelle slide che mi hanno preceduto andranno comunque in produzione fra qualche anno, o al quinto anno, come ha detto il professor Cristofori, avranno un inizio di produzione. Pertanto io ritengo, viste anche quelle che sono le necessità della Ferrero e soprattutto i dati che loro danno su quello che sarà il nostro futuro, loro vedono una crescita di domanda da parte della Ferrero delle nocciole. Oggi credo che si attestano intorno ai 200.000 tonnellate il loro fabbisogno. Il 2024, se non vado e non ricordo male, un convegno ad Alba, si arriverà, perché nuovi mercati si sono aperti, probabilmente a un fabbisogno Ferrero di 500.000 tonnellate di prodotto. Dirvi questo 2024 e dopodomani non è tanto lontano, e soprattutto, come ha detto il professor Cristofori,
la produzione della nocciola è molto lenta. Sta all'ente pubblico, alle regioni, al ministero, poter trovare e soddisfare come posso dire, quei 5 anni di fragilità che a volte non spingono l'agricoltore a investire sulla nocciola, affinché possa essere da sprono questo, magari restituirlo nel tempo se viene dato un premio, perché questo potrebbe essere fondamentale, che questo sogno mio di vedere questa nazione essere la prima produzione mondiale, primo produttore mondiale, possa avverarsi. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato all'altezza. Grazie e buonasera. Grazie a Roberto Lanzalonga.